Buonasera a tutti e tutte, eccoci al terzo e ultimo capitolo sugli acuti della lotta di classe internazionale del Novecento. Oggi parliamo di un episodio poco noto della storia del movimento operaio, però che ha avuto una notevole importanza, appunto la rivoluzione ungherese del 1919. È importante da studiare perché un esito diverso della rivoluzione ungherese avrebbe potuto cambiare notevolmente il corso della storia, permettendo alla Repubblica Sovietica in Russia di uscire da un isolamento e facendo divampare un processo rivoluzionario in tutta Europa. L'esperienza ungherese infatti non era un caso isolato, ma si inseriva in un processo rivoluzionario che stava coinvolgendo l'Europa con la rivoluzione tedesca del 18-19, l'esperienza della Repubblica Bavarese dal 7 aprile al 1 maggio sempre del 19 e poi anche il Biennio Rosso in Italia, per esempio. È quindi importante comprendere quali sono stati i limiti di questa rivoluzione e in particolar modo i limiti della direzione del movimento operaio e quindi del Partito Comunista Ungherese. Per capire le condizioni economiche e sociali che portarono alla rivoluzione in Ungheria, bisogna considerare che ancora nel 1919 l'Ungheria era una società con una struttura arcaica, con una legge che divideva il popolo ungherese in caste separate e rigide, la grande e piccola nobiltà, il clero e la plebe. Questa struttura si era mantenuta dalla sconfitta e quindi poi dalla repressione della rivolta contadina del 1514 guidata da Gheorghi Doja, nella quale 60.000 contadini sono stati giustiziati brutalmente. Un altro elemento per capire le condizioni e il clima sociale in Ungheria è la questione nazionale. L'Ungheria aveva sofferto per 150 anni il giogo dei turchi ottomani, poi dal 1687 la corona era diventata ereditaria dagli Asburgo austriaci. Questi elementi avevano portato l'Ungheria a unirsi ai moti rivoluzionari del 1848, ma anche qui la nobiltà e la debole borghesia nazionale avevano mostrato di essere incapaci a liberare il paese dal dominio straniero. Con la sconfitta del 1848 ben 10.000 ungheresi furono giustiziati e il dominio asburgico penetrò in tutti gli aspetti della società: la censura della stampa, la confisca della proprietà dei ribelli, la diretta gestione delle scuole, quindi l'impedimento a parlare le lingue delle minoranze nazionali. Con l'ascesa della Prussia e la sconfitta dell'Austria per mano di Bismarck nel 1866, ci fu il famoso Ausgleich, letteralmente proprio ora significa, ovvero un compromesso per cui l'impero asburgico si sarebbe suddiviso in due popoli dominanti, austriaci e magiari, due di seconda classe, polacchi e croati, e sei popoli senza diritti, cechi, slovacchi, rumeni, ruteni, sloveni e serbi. In questo modo la classe dominante magiara, in cambio dell'appoggio agli Asburgo, poteva opprimere e sfruttare le altre minoranze nazionali. Nel 1910, su 21 milioni di residenti in Ungheria, 10 milioni erano ungheresi, i magiari appunto, 2 milioni e mezzo croati e sloveni, 3 milioni di rumeni e 2 milioni di tedeschi, oltre a altre piccole nazionalità come sloveni, serbi e ucraini. Quindi la questione nazionale ungherese non consisteva soltanto a liberare l'Ungheria dall'Austria, ma anche dall'oppressione della classe dominante magiara verso le altre minoranze della popolazione. Questo si esprimeva con, per esempio, un tasso di analfabetismo maggiore, salari più bassi, in media del 30%, e naturalmente una miseria più consistente.
tutto questo ha inserito una condizione economica di estrema arretratezza, con rapporti ancora semi-feudali. Il 5% della popolazione possedeva l'85% della terra. Le proprietà per legge non potevano essere suddivise, ed è emblematico perché i vincoli di questa proprietà vennero istituiti nel 1869, ovvero proprio nel periodo in cui la maggioranza dei paesi in Europa stavano scomparendo le ultime tracce del sistema feudale. La povertà nelle campagne era devastante, 6 bambini su 10 non raggiungevano l'anno d'età. E la tubercolosi era così comune che veniva chiamato il male ungherese. Il contadino ungherese cercava, per esempio, una via d'uscita dalla propria miseria nell'esercito, ma anche qui subiva una fortissima discriminazione razziale da parte dei vertici austriaci. Queste sono condizioni che hanno portato diversi moti, come ondate di scioperi, come lo sciopero dei braccianti, dei 10.000 braccianti nel 1905, o quello dei 100.000 contadini nel 1906. Altro fattore era il legame tra l'imperialismo e la classe dominante magiara. Lo sviluppo della moderna industria capitalistica era sostenuta principalmente da investimenti stranieri con capitale austriaco, tedesco, francese, inglese e americano, e l'aristocrazia feudale, la debole borghesia nazionale erano totalmente invischiati con il mondo degli affari, delle banche e dunque con l'imperialismo. Nel 1905 88 conti e 64 baroni erano dentro i consigli di amministrazione del settore industriale, e il conte Tisa, che troveremo dopo, era il presidente della più grande banca commerciale ungherese. Dunque, la questione nazionale, la condizione di sfruttamento nelle campagne facevano ribollire la società ungherese. Il problema era la disgregazione di queste forze, quindi la ricerca di una forza sociale in grado di unire questo malcontento e mobilitarlo contro il nemico comune. La classe operaia, nonostante l'inferiorità numerica, si parla nel 1910 del 17% della popolazione che lavorava nell'industria, soprattutto in piccole fabbriche, però a Budapest, per esempio, era concentrato il 50% della classe operaia che lavorava in fabbriche con più di 500 operai. Quindi già qui vediamo il ruolo della classe che poteva giocare appunto nel processo rivoluzionario, data dal suo ruolo nella produzione, la sua coesione, l'organizzazione e anche la coscienza di classe. E, le già precarie condizioni delle masse ungheresi peggiorarono ulteriormente quando il servilismo dell'aristocrazia ungherese verso l'imperialismo austro-ungarico gettò l'intera società nella guerra imperialista del 1914, appunto la prima guerra mondiale. La guerra contro la Serbia vide un appoggio da parte dell'oligarchia, dal clero, dalla borghesia liberale e la stessa socialdemocrazia giustificò la guerra come uno strumento per ottenere una giornata lavorativa più corta e salari più alti. A tanto erano arrivati i dirigenti riformisti della Seconda Internazionale. E, inizialmente questo patriottismo della socialdemocrazia disorientò i lavoratori e le masse, e gettò in una certa passività, ma man mano che la guerra proseguiva divenne evidente l'inganno. Gli operai lavoravano 60 ore settimanali, vennero gettati nelle fabbriche ragazzi di 10 anni in un clima di militarizzazione della produzione. L'inflazione portata dalla guerra portò a un ulteriore immiserimento, oltre ai 5 milioni di morti tra i soldati, di cui 2 milioni della popolazione magiara. Le condizioni della guerra, il fermento nelle fabbriche, nelle caserme, portò, come spesso accade, una divisione nella classe dominante. Nel 1915, infatti, il conte Caroli fondò un partito indipendentista, pacifista e antitedesco, e cercò di stabilire dei contatti con l'alleanza. Vediamo come, pur di mantenere il dominio sull'insieme della società, un settore della classe cambia casacca e cerca di appoggiarsi all'imperialismo anglo-francese.
Un altro fattore che accelerò il processo rivoluzionario in Ungheria fu la rivoluzione in Russia. Dapprima quella di febbraio che fece crollare il regime zarista. Già nel 1917, il 1° maggio, scoppiarono ondate di scioperi e manifestazioni che portarono alla caduta del governo reazionario del conte Tisa. Si formò un nuovo governo guidato dal conte Esterasi, che aveva all'interno gruppi borghesi e anche l'appoggio esterno dal Partito Socialista. Ma nonostante questo tradimento, scoppiarono spontaneamente degli scioperi. Ulteriore accelerazione avvenne con la rivoluzione d'ottobre e l'agitazione di Trotsky durante i negoziati di pace di Brest-Litovsk, che chiedeva appunto una pace senza annessioni. Diciamo, vediamo come nelle fabbriche, nei villaggi, nelle trincee, in Ungheria stava sorgendo un nuovo processo. Il 18 gennaio del 1918 viene convocato uno sciopero generale contro la guerra, in cui le rivendicazioni erano le stesse dei bolscevichi: pace senza annessioni né riparazioni, la smilitarizzazione delle fabbriche. Presto questo sciopero si diffonde a macchia d'olio in Austria e in Germania. A Budapest si formò il primo consiglio dei deputati operai. Sorsero i consigli a Vienna e in altre città dell'Austria. Questa ondata stava facendo scricchiolare le forze reazionarie presenti ai negoziati, ma i campi socialdemocratici che controllavano anche i sindacati si affrettarono a sospendere lo sciopero per paura delle conseguenze rivoluzionarie che questo aveva. Questo ulteriore tradimento dei riformisti portò a un rafforzamento dell'opposizione alla linea riformista dentro il Partito Socialista e nei sindacati. In giugno ci fu un'ondata di scioperi e si costruirono i primi soviet o consigli operai. Le rivendicazioni erano pace, suffragio universale e tutto il potere ai soviet. Ancora una volta i capi socialdemocratici interruppero quelle mobilitazioni dopo 10 giorni. Qui vediamo una classica situazione durante i processi rivoluzionari, che mentre le masse sono pronte ad andare fino in fondo e abbattere lo status quo, il regime di oppressione in cui vivono, i dirigenti si trovano anni luce indietro rispetto alla coscienza delle masse e fanno di tutto pur di frenare questo processo. Tra l'altro questo stava avvenendo mentre l'intero apparato statale in Ungheria, ma non solo, appunto, stava scricchiolando. C'erano ammutinamenti nell'esercito, soldati che partecipavano agli scioperi, aiutavano ad espropriare le terre. A tutti gli effetti, il potere era già nelle strade. A questo, diciamo, si aggiunge la situazione del fronte militare. Il caso, diciamo, dell'intervento dell'esercito austro-ungarico nell'Ucraina sovietica fece, diciamo, ulteriore danni, diciamo, alla borghesia e all'oligarchia ungherese. Il popolo ucraino si era, diciamo, liberato in armi. I soldati dell'esercito austro-ungarico, sotto l'influenza delle idee rivoluzionarie, si rifiutarono di combattere contro l'Armata Rossa e i partigiani, anzi, fraternizzavano e si ammutinavano. Il comando austriaco, per paura appunto del totale disfacimento, fece evacuare in tutta fretta le truppe, ma ritornando a casa i soldati portavano in patria le idee rivoluzionarie sovietiche e socialiste. E così alimentavano i fermenti rivoluzionari sia in Austria che in Ungheria. Da metà ottobre cominciarono a sorgere nell'esercito austro-ungarico i consigli dei soldati. I soldati abbandonavano il servizio militare, spesso gettavano le armi, ma molto spesso organizzavano delle vere e proprie milizie partigiane e rivoluzionarie. In agosto del 2018 avevano disertato nell'esercito austro-ungarico 100.000 soldati. In ottobre questo era salito a 250.000. Il 28 ottobre ci fu una manifestazione di massa a Budapest per l'indipendenza.
Il 29 proclamata la Repubblica, il 30 un'insurrezione di operai, soldati, marinai e studenti a Budapest vinse senza spargimento di sangue. Il governo crollò come un castello di carte e tutte le posizioni strategiche della capitale, ma non solo, erano sotto il controllo dei rivoluzionari. Era il primo atto della rivoluzione, il corrispettivo della rivoluzione di febbraio in Russia nel 17. E anche qui non c'era una direzione in grado di guidare quel movimento per l'abbattimento, diciamo, del capitalismo e dei rapporti ancora semi-feudali che c'erano. E seppur riluttanti, vennero spinti il governo al potere i liberali e la destra del movimento socialdemocratico. Il conte Caroli, appunto, che formò il governo, era diventato il Kerensky ungherese ed era appoggiato da tutte le forze reazionarie e dai socialdemocratici, che ebbero lo stesso ruolo che i menscevichi in Russia nel 17. Quindi vediamo che adesso tutte le forze della classe dominante si appoggiavano dietro al governo Caroli, mentre gli operai e i soldati si stavano organizzando nei soviet e nei consigli operai. E vediamo la classica situazione di dualismo di potere che un processo rivoluzionario fa avanzare in questo modo. Come in Russia, la borghesia non aveva giocato alcun ruolo nell'abbattimento del regime reazionario, nella formazione della Repubblica, ma si trovò al potere. I socialdemocratici usarono tutti gli strumenti, spesero tutte le loro forze per frenare le masse. Il loro obiettivo, secondo i dirigenti socialdemocratici, era quello di formare una Repubblica Democratica borghese. Quindi le masse, in particolar modo la classe operaia, doveva rinunciare alle rivendicazioni di classe. Ma già il 16 novembre ci fu una manifestazione di operai e soldati a Budapest che rivendicava la Repubblica Socialista. Il governo Caroli non aveva un apparato statale in grado di opporsi alla forza delle masse. Tentò con alcune riforme, una riforma agraria che fondamentalmente distribuiva le terre dietro indennizzo ai latifondisti, ma con i latifondisti che si rifiutavano di consegnare le proprie terre. E anche per quanto riguarda la questione nazionale, il governo non aveva alcun programma. Gli esiti della Prima Guerra Mondiale ebbero enormi conseguenze per gli stati dell'Europa centrale e orientale. Con la sconfitta della Germania e la disintegrazione dell'Austria-Ungheria, le classi dominanti di questi paesi, cioè dell'Europa centrale e orientale, gareggiavano uno contro l'altro per entrare nelle grazie dell'imperialismo anglo-francese e americano e per strappare più territori possibile ai propri vicini. Questo era l'obiettivo della famosa dottrina Wilson, che a parole difendeva la democrazia e l'autodeterminazione delle nazioni e dei popoli, ma nei fatti fomentava una piccola nazione contro l'altra per, diciamo, dividere queste popolazioni di fronte all'imperialismo, il classico dei metodi del divide et impera. Così si arriva all'ultimatum del 20 marzo del 1919 da parte degli alleati al governo Caroli, che imponeva una nuova linea di confine e la perdita di territori occupati a 2 milioni di ungheresi. Caroli tentò di temporeggiare proponendo un referendum, ma gli alleati chiesero una risposta il giorno stesso e Caroli, non volendosi prendere la responsabilità, diede le dimissioni. Era a tutti gli effetti una missione di impotenza da parte dell'intera borghesia nel gestire la società in Ungheria. Così il 21 marzo viene proclamata la Repubblica Sovietica e ancora una volta il proletariato è arrivato al potere senza sparare un colpo e senza grossi ostacoli. Questi erano i rapporti di forza nella società in Ungheria. E questa situazione portò il Partito Comunista Ungherese, che era nato soltanto 4 mesi prima, a confrontarsi direttamente, immediatamente, con la questione e il problema del potere. Perciò è interessante confrontare il ruolo che ebbe il partito bolscevico in Russia
nel 17, un partito che è arrivato al 17 con un'esperienza di una rivoluzione precedente, quella del 1905, una rivoluzione sconfitta da cui imparare per diciamo, quello che sarebbe stato poi dopo il 17, l'esperienza di un confronto interno tra diciamo, dirigenti e militanti sulla questione del riformismo, della lotta rivoluzionaria, della clandestinità e del lavoro diciamo, legale. Questo aveva dato una forza e una serie di quadri dirigenti in grado di interpretare correttamente il processo rivoluzionario in Russia. E, il Partito Comunista d'Ungheria, come dicevo prima, si era formato soltanto 4 mesi prima della presa del potere. E, esattamente il 20 novembre del 1918 in un'assemblea di rappresentanti dei gruppi rivoluzionari. C'erano dirigenti come Béla Kun, Tibor Samueli, che avevano partecipato alla rivoluzione d'ottobre e avevano portato quell'esperienza in Ungheria. Ma aderirono al Partito Comunista anche dei social-rivoluzionari come Otto Corvin, Gyula Hevesi e dei socialdemocratici di sinistra come László Rudas, Béla Vágó e molti altri. Il principale dirigente era Béla Kun, che aveva una grande popolarità tra gli operai ungheresi. E quindi, diciamo, appena formato, un giovane Partito Comunista aveva al suo interno ancora delle posizioni, un miscuglio di estremismo giovanile, di anarcosindacalismo e anche di una certa impazienza. Chiaramente non è in dubbio l'eroismo e la determinazione di questi dirigenti, dei militanti del Partito Comunista, ma come vedremo in seguito questo non bastava, non è bastato per portare alla vittoria il proletariato in Ungheria e a mantenere il potere soprattutto. Però per il dibattito che c'è stato sulla formazione di questi partiti, il dibattito internazionale, il confronto del partito bolscevico, rimando all'estremismo malattia infantile del comunismo di Lenin, che affronta tutta una serie di tematiche in maniera molto precisa e utile anche per noi oggi. E quindi dopo il 21 marzo ci furono ondate di scioperi e occupazioni di fabbriche, in molte località si stabilì il controllo operaio. I dirigenti socialdemocratici erano completamente disorientati e mostrarono tutto il loro conservatorismo, tanto che questo ruolo veniva compreso dalla classe operaia. I tipografi si rifiutavano di stampare il loro giornale, la Nepsava. E il 21 lo sciopero dei tipografi si trasformò in uno sciopero generale, e questo ricordo che avveniva mentre appunto c'era l'ultimatum degli alleati, e in tutto questo la socialdemocrazia aveva capito che da sola era troppo debole per poter mantenere il potere, e quindi seguì un avvenimento completamente inedito nella storia. I dirigenti socialdemocratici si recano in prigione a negoziare con i dirigenti del Partito Comunista, arrestati con la loro connivenza. Facciamo un attimo un passo indietro. Nel gennaio del 19 i capi del Partito Socialdemocratico, avendo la maggioranza nei sindacati, escludono i comunisti sia dai sindacati che dal Consiglio dei Deputati operai di Budapest. E varie organizzazioni sindacali, tra cui il sindacato dei metallurgici e dei tipografi, fanno una campagna contro la campagna anticomunista. E, ci furono picchetti e mobilitazioni e manifestazioni di piazza. Così il governo ricorse alla repressione contro il partito. Il 3 febbraio distrusse il giornale rosso, il giornale del Partito Comunista, e il 21 febbraio arrestò quasi tutti i membri del Comitato Centrale del Partito Comunista. Dopo questa ulteriore repressione ci furono ulteriori manifestazioni di operai, di soldati contro questa repressione.
Un mese dopo questo, appunto, ci troviamo con i capi del Partito Socialdemocratico che si recano in prigione per negoziare con i dirigenti comunisti. Perché tutto questo? Perché i dirigenti socialdemocratici, comprendendo di non avere una presa sulle masse, avevano bisogno di riconquistarle e potevano farlo coinvolgendo i dirigenti comunisti in un eventuale governo. Prima chiesero un appoggio esterno al Partito Comunista, che però rifiutò, e allora proposero l'unificazione dei due partiti e la proclamazione di un governo di coalizione, ma fondamentalmente un governo del Partito Socialista Unificato. E quindi, appunto, in tutto questo i dirigenti socialdemocratici anche cambiarono la loro fraseologia per dimostrarsi dei rivoluzionari che non erano. Parlavano di dittatura del proletariato, anche se non avevano nessuna intenzione di andare fino in fondo. Seppur tra la base comunista c'era una forte resistenza a questa unificazione, perché sentiva la pressione dagli operai che avevano totalmente perso la fiducia nei confronti dei dirigenti socialdemocratici, Béla Kun e i dirigenti del Partito Comunista accettarono l'unificazione. E fu un'unificazione ai vertici. Non venne nemmeno tentato un coinvolgimento della base dei due partiti, cosa che avrebbe permesso ai dirigenti comunisti di portare il loro programma e confrontarlo di fronte ai militanti delle due organizzazioni. Lenin avvertì i dirigenti comunisti di questo pericolo, chiese chiarimenti sul percorso che stava facendo, sul fatto se i comunisti avessero avuto o meno la maggioranza nel governo, quando si sarebbe convocato il congresso dei soviet, proprio per confrontare diverse posizioni diciamo in campo. E al primo congresso dell'Internazionale Comunista, pochi giorni dopo l'inizio della rivoluzione ungherese, Lenin parlò con il comunista ungherese László Ludas e gli disse che questa unificazione è pericolosa, sarebbe stato meglio un blocco in cui entrambi i partiti avessero preservato la propria indipendenza. Perché diceva questo Lenin? Perché aveva capito che c'era la necessità di mantenere l'indipendenza dei comunisti per preparare a smascherare i traditori socialdemocratici ed eventualmente cercare di strappare alla base, al settore più onesto del Partito Socialista, ulteriori forze. E, ancora in maggio Lenin si incontra con il dirigente comunista Tibor Samueli e dopo una relazione che il dirigente ungherese fece a Lenin, Lenin inviò una lettera agli operai ungheresi che diciamo li mette molto in guardia, e questa lettera dice: in Europa la maggioranza dei dirigenti socialisti, tanto della tendenza sociale sciovinista quanto della tendenza kautskiana, educati da decenni di capitalismo relativamente pacifico e di parlamentarismo borghese, si sono talmente impantanati nei pregiudizi puramente piccolo borghesi che non possono comprendere il potere sovietico e la dittatura del proletariato. Il proletariato non è in grado di compiere la sua missione storica mondiale di liberazione se non elimina dal suo cammino questi dirigenti, se non li spazza via. Però i comunisti ungheresi sciolsero il loro partito nel Partito Socialista, e il Partito Socialista si assegnò le principali posizioni non soltanto nel partito ma anche nei sindacati e nel governo. Questo è interessante perché, se ricordiamo bene, è quello che sarebbe potuto accadere in Russia nel 1917, dopo il febbraio, quando i bolscevichi, guidati da Stalin e Kamenev, erano pronti non soltanto a appoggiare il governo Kerensky che poi dopo si instaurò, ma anche all'unificazione tra mencevichi e bolscevichi. Fu solo l'intervento tempestivo di Lenin a rompere questa linea e a invertire la rotta del partito bolscevico. Su questo rimandiamo alle tesi di aprile che abbiamo pubblicato,
che affrontano in maniera magistrale gli eventi di quei giorni in Russia. E diciamo, l'esperienza della rivoluzione inglese fa capire cosa sarebbe potuto succedere se il partito bolscevico avesse mantenuto quella linea e quindi quell'errore. Quindi si formò un governo con il presidente del governo, il socialdemocratico Garbai, e Béla Kun fu messo al commissariato del popolo agli esteri. Con i dirigenti socialdemocratici che avevano le principali posizioni nel governo, nei sindacati, i giovani dirigenti comunisti si trovarono immersi a una marmaglia di dirigenti e militanti di settori arretrati del Partito Socialista e dunque subirono le pressioni delle classi avverse alla rivoluzione. I dirigenti comunisti avevano paura di rimanere isolati, per questo fecero questa scelta, e dunque non riposero la corretta fiducia nei confronti della classe operaia nel potenziale di portare avanti e mantenere il potere rivoluzionario. E quindi diciamo, vediamo il fattore determinante, ossia una direzione di un partito rivoluzionario di massa in grado di trasmettere la volontà delle masse di operai di rompere con il regime reazionario e portare avanti la rivoluzione fino in fondo. Inoltre, i dirigenti comunisti fecero tutta una serie di errori su questioni fondamentali, come la questione agraria. Sostennero l'esproprio delle grandi proprietà, ma si opposero alla distribuzione della terra ai contadini. Perché fecero questo? Perché pensavano che si poteva saltare la riforma agraria e passare direttamente a una produzione socialista nell'agricoltura. In questo modo i contadini videro con sospetto questa proposta, anche perché queste misure vennero prese in maniera burocratica, senza il coinvolgimento dei contadini nell'esproprio della terra. Addirittura, in molti casi, i commissari alla produzione erano gli stessi proprietari che gestivano, che avevano, che possedevano le terre prima della rivoluzione. In questo modo, appunto, i contadini poveri diciamo, non vedevano con sospetto e mentre in Russia la politica di Lenin e Trotsky fece saltare l'alleanza tra i contadini e i kulaki, ossia i contadini ricchi, e in Ucraina questo invece non venne fatto e portato avanti. Un altro fattore determinante è quello dell'esercito. In pratica si mantenne la struttura dell'esercito precedente e si diede semplicemente un nuovo nome, Armata Rossa. Rimasero a guidarlo i vecchi ufficiali e soprattutto la maggior parte dei commissari erano dirigenti del Partito Socialdemocratico. Anche sul fronte economico c'erano molte idee confuse. Erano sempre mosse dall'impazienza e dal fare tutto subito i dirigenti comunisti ungheresi. Mentre tra le prime misure prese dai bolscevichi erano quelle di nazionalizzare le banche e le grandi industrie, Béla Kun spinse per la nazionalizzazione di tutte le industrie con più di 50 dipendenti, ma alla fine vennero nazionalizzate molte industrie che avevano anche solo 20 dipendenti. Questo comportò un immenso dispendio di energie nel portare avanti questa politica e diciamo, l'impossibilità nel mezzo di un processo rivoluzionario di farlo in maniera lenta e ordinata e necessario per diciamo, un paese arretrato e senza il sufficiente sviluppo tecnologico come l'Ungheria. E poi l'altra questione fondamentale era quella delle nazionalità oppresse. E anziché sostenere la posizione dell'autodeterminazione delle nazioni, come fecero i bolscevichi nel 17, ossia anche la possibilità della separazione e della formazione di nuovi stati nazionali su decisione appunto delle nazionalità oppresse,
I comunisti ungheresi sostennero un'idea confusa dell'autosviluppo proletario, ossia non diedero la possibilità alle nazioni oppresse di separarsi da diciamo, la nazione che le opprimeva. E nel migliore dei casi questo lasciò un settore oppresso indifferente verso la rivoluzione, se non ostile. Veniamo alla questione appunto del fronte. L'imperialismo britannico, francese e statunitense erano impossibilitati a intervenire direttamente contro la rivoluzione ungherese. Era ancora in corso la guerra civile in Russia contro i 21 eserciti, cioè dei 21 eserciti bianchi contro l'Armata Rossa. Così l'imperialismo si affidò alla borghesia ceca e rumena. Ancora vediamo come questo era negli scopi della dottrina Wilson, appunto fomentare popolazioni per accaparrarsi territori di altre popolazioni, diciamo di territori vicini. Così il 16 aprile l'esercito rumeno lanciò un attacco che fece subito sgretolare l'Armata Rossa, dimostrando che un esercito guidato dai vecchi ufficiali non avrebbe difeso fino in fondo la rivoluzione. L'esercito rumeno penetrò in profondità nel territorio ungherese senza incontrare seri ostacoli. Poi l'esercito serbo, sempre istigato dall'imperialismo, invase l'Ungheria del Sud e l'esercito ceco attaccò il fronte occidentale con truppe che erano guidate da generali francesi e italiani. Il governo austriaco, che era un governo diretto dalla socialdemocrazia con come presidente il socialista di destra Renner, dichiarò il blocco all'Ungheria, sequestrò l'oro ungherese depositato nelle banche viennesi e proibì l'invio di viveri ed armi. Vienna divenne il centro principale dell'attività sovversiva in Ungheria. L'imperialismo alleato, per voce del Times, il 7 maggio lancia un ultimatum chiedendo la resa, il disarmo dell'Armata Rossa, le dimissioni del governo e l'occupazione delle truppe alleate. I dirigenti socialdemocratici, già a questo primo campanello, si preparano alla resa. Wilhelm Bohm, uno dei principali dirigenti ed ex comandante dell'Armata Rossa, preparò addirittura un piano per la capitolazione. Molti ufficiali passarono dalla parte del nemico e fu ancora una volta la classe operaia a prendere in mano la situazione e a forzare il governo a cambiare rotta. In una serie di assemblee si votò per combattere, organizzare reclutamenti nelle fabbriche e delle milizie. Migliaia di volontari si unirono all'Armata Rossa e ci fu anche una brigata internazionale che era composta da cechi, slovacchi, serbi, croati, rumeni, italiani e francesi. E nel giro di 24 ore l'intera situazione si trasformò. La stessa Armata Rossa si trasformò e passò all'offensiva. Questo gettò nel panico gli eserciti occupanti, e in particolar modo l'esercito ceco. Vaste aree della Slovacchia vennero liberate e il 16 giugno viene proclamata la Repubblica Sovietica in Slovacchia. Il tutto mentre i dirigenti socialdemocratici continuavano a remare contro questo processo, a gridare contro i metodi brutali e la crudeltà dell'Armata Rossa, che era un modo per loro per continuare la linea della capitolazione. L'8 giugno ci fu un nuovo ultimatum da Wilson, che chiedeva l'arresto dell'avanzata dell'Armata Rossa e una conferenza a Parigi per discutere i nuovi confini. Questo a tutti gli effetti era una dimostrazione di debolezza da parte dell'imperialismo, ma i dirigenti socialdemocratici erano pronti a sostenere queste proposte. Lenin invitò a non riporre alcuna fiducia negli imperialisti, che chiedevano fondamentalmente il disarmo con le truppe diciamo nemiche ancora presenti nel territorio, solo per la promessa di un pezzo di carta.
Così il 26 giugno, che cominciarono i negoziati, l'Armata Rossa iniziò a ritirarsi. Dapprima lasciarono la Repubblica Sovietica Slovacca nelle mani dei suoi nemici, e questo ebbe conseguenze disastrose sull'umore degli operai, dei soldati ungheresi. Si stavano abbandonando delle conquiste conquistate con fatica, con il sangue, con il sudore. Il 20 luglio Clemenceau dichiarò che il governo ungherese era incapace di portare avanti i negoziati e chiese un governo che escludesse i comunisti. I dirigenti socialdemocratici accettarono senza batter ciglio. E ormai i dirigenti comunisti erano totalmente inutili per i loro scopi. E i dirigenti comunisti, dimostrando ulteriormente la loro debolezza, decisero di farsi da parte. Accettarono di dimettersi con la giustificazione che questo avrebbe evitato uno spargimento di sangue. Ma in verità venne portato avanti un colpo di Stato appunto senza ostacoli, e lo scivolamento verso la controrivoluzione assunse un carattere irreversibile. Dapprima il governo socialdemocratico si precipitò a cancellare tutte le misure avanzate durante il governo precedente. Le aziende nazionalizzate tornarono ai vecchi proprietari, molti dirigenti comunisti e militanti comunisti vennero gettati nelle carceri, ma questo non bastò agli imperialisti. E i socialdemocratici pensavano di essersi messi nelle grazie dell'imperialismo, ma gli alleati il 6 agosto fanno cadere il governo socialdemocratico con un colpo di un pugno di militari. Inizia così il terrore con l'esercito rumeno che entra a Budapest. Soldati feriti vengono trascinati fuori dagli ospedali, soldati dell'Armata Rossa, trascinati fuori dall'ospedale e trucidati. E per le strade ci fu una repressione cruenta, 5.000 persone persero la vita in queste rappresaglie. Questo è l'esito della rivoluzione ungherese, che, come dicevo prima, è un esito che avrebbe potuto cambiare il corso della storia, ma anche un esito che non era scontato. C'erano segnali di fermento, diciamo, ai confini dell'Ungheria. La quarta, la nona, la 161esima armata rumena si rifiutarono di combattere contro gli insorti ungheresi. Ci furono scioperi di solidarietà a Bucarest, e lo stesso avviene tra la popolazione ceca, polacca e slovacca. Questo era l'internazionalismo proletario, e la solidarietà e la possibilità di divampare della rivoluzione in Europa. Una politica corretta verso i contadini e nazionalità oppresse, e verso, diciamo, il proletariato internazionale, avrebbe veramente potuto cambiare il corso. Quindi questa esperienza e queste esperienze che abbiamo affrontato in questo ciclo ci servono per capire l'importanza della preparazione di un partito rivoluzionario di massa, presente tra le masse operaie, in grado di interpretare il processo rivoluzionario e portare avanti il programma corretto con la tattica corretta. Purtroppo gli stessi dirigenti ungheresi, comunisti ungheresi, in primis Béla Kun, non imparò dai propri errori, ma continuò a portare avanti tutta quanta una serie di errori estremisti. Il più conosciuto è il suo ruolo durante la rivoluzione tedesca. Nel 1921 era emissario dell'Internazionale, l'Internazionale guidata da Zinoviev, e tentò, anzi, portò avanti un'azione rivoluzionaria prematura, tentò di forzare un'azione rivoluzionaria, le famose azioni di marzo. Questo era nella sua teoria, ossia la teoria dell'offensiva, che anche un piccolo partito, un piccolo gruppo poteva attivare la classe operaia. Ma quello che avvenne in Germania, come abbiamo visto qualche giorno fa dalla relazione di Jon, e fu un esito completamente diverso. L'avanguardia fu gettata allo sbaraglio e completamente, diciamo, disarmata della forza della classe operaia verso il nemico.
Quindi in quel dibattito Trotsky e Lenin condannarono la linea di Bakunin, dimostrando che dopo la rivoluzione russa e la costruzione dell'internazionale comunista, Lenin e Trotsky erano completamente nella stessa linea. Le lettere che si scambiarono Lenin e Trotsky e che scrisse Lenin vennero nascoste dalla censura stalinista proprio perché dimostravano questa convergenza. Dunque, queste esperienze insegnano sull'importanza della costruzione di un partito. E l'appello che facciamo allo studio di queste esperienze è quello di non aspettare che emerga il processo rivoluzionario, che ci sia il fermento, ma dobbiamo prepararci fin da ora nella costruzione di questo, e che appunto queste esperienze, come quella ungherese, ci siano utilmente di ispirazione. Grazie dell'ascolto e ciao.